Carissimi amici del cancro, buongiorno. Allora, continuiamo sempre con i nostri oroscopi settimanali. Vediamo anche per voi dal 27 marzo al 2 aprile 2023. Vediamo questa settimana che cosa vuole farvi sapere. Andiamo però a vedere il vostro stato emotivo e cosa state vivendo adesso. La strada che deciderete di intraprendere, il cambiamento che si avrà. Daremo anche un'occhiata alla persona di vostro interesse oppure alla persona amata e una risposta definitiva a tutta la settimana. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Mi scuso per la luce, ma sapete che quando registro è perché chiaramente c'è il sole e poi eventualmente se non rispetto le tempistiche del cellulare vi troverete prima e seconda parte. Allora, per il segno del cancro, per il segno del cancro dal 27 marzo al 2 aprile 2023, cosa hanno da dirci le carte? Allora, perfetto. Opla. Vediamo lo stato emotivo. In un certo qual modo state comunque bene. Bene perché comunque pensate alle vostre cose, anche se state vivendo una situazione comunque in blocco e anche se ci sono magari delle problematiche con una persona in particolare. A livello emotivo, proprio dentro di voi, vivete comunque un'inquietudine, un qualcosa, un sentimento che non è comunque stabile. C'è proprio l'emozione, un qualcosa che in un certo qual modo vi turba. Volete raggiungere, pensate, cioè vi siete focalizzati, più che pensate, vi siete focalizzati degli obiettivi che volete raggiungere, volete avere la vostra abbondanza. Però non sapete proprio come fare. Troppo materialisti, troppo concentrati magari sulla parte materiale. Ci sono delle situazioni che comunque non vi piacciono, delle situazioni che comunque non sono chiare, che dovete prendere una decisione. Per quanto riguarda il cambiamento che si avrà, c'è un blocco emotivo proprio che deciderete di prendere una determinata strada, ma proprio perché emotivamente siete bloccati e in un certo qual modo avete intenzione appunto di raggiungere un trionfo, di volere un qualcosa. C'è un ritorno, c'è un qualcosa che volete comunque stabilizzare, però nel cambiamento che si avrà io vedo che questo ritorno comunque non può essere un ritorno oppure un cercare una stabilità in qualcosa. Vedo che comunque questo non sarà portato a termine perché ci sono delle difficoltà e perché proprio c'è proprio una rottura, una chiusura di una situazione oppure con una persona. La persona di vostro interesse è insoddisfatta, anche se vive una situazione di equilibrio, di stabilità, ma perché? Perché comunque sta cercando l'equilibrio e la stabilità di portarselo avanti per il suo futuro. Vedo che comunque c'è stato il periodo di insoddisfazione che cerca di portarsi a termine, ma questa insoddisfazione è dovuta a situazioni che non sono concludenti, non vanno a concludersi per lei e che la portano chiaramente a riflettere tantissimo.
Vediamo per voi una sfortuna, un raggiungere degli obiettivi, no, qualcuno verrà raggiunto con ritardo e vedo per voi un cambiamento positivo. Dovete stare soltanto attenti a chi cerca in tutti i modi di mettervi il bastone tra le ruote, cerca di non farvi realizzare appunto proprio tutti gli obiettivi. Qualcosa, ripeto, viene rimandata perché c'è ritardo, perché magari nel realizzarlo ci vuole più tempo. Quindi ci sono delle situazioni che andrete a realizzare e altre situazioni che comunque ci vuole un po' più di tempo. Adesso andiamo invece a fare i chiarimenti appunto di queste situazioni. Per il segno del cancro dal 27 marzo al 2 aprile 2023, perché sta vivendo un'inquietudine a livello sentimentale, a livello emotivo? Perché è inquieto? C'è una situazione bloccata dove porta al segno del cancro un'inquietudine e porta anche delle problematiche. Andiamo a vedere per quale motivo. Perché volete un trionfo in merito a questa situazione? Perché vi sono state comunicate delle cose che non vi sono piaciute e io penso che siano proprio a livello sentimentale. Voi volete raggiungere proprio un'abbondanza, volete la vostra abbondanza, il raggiungimento di obiettivi, ma purtroppo c'è un qualcosa che non sta andando a secondo di come voi desiderereste. Andiamo a vedere anche che genere di decisione dovete andare a prendere su situazioni che, ripeto, tre di coppe qui e tre di coppe qui mi ricompare di nuovo, rovesciati tutti e due. Andiamo a vedere qual è la decisione che dovete andare a prendere su questo qualcosa, su queste comunicazioni spiacevoli, su questo qualcuno che vi ha detto qualcosa che non vi è piaciuto, che non va, che state vivendo comunque in un certo qual modo male. Potrebbe anche essere semplicemente una terza persona che si è intromessa in un rapporto sentimentale o in un rapporto lavorativo. Vediamo la decisione. Mi ricompare di nuovo la carta della decisione, il dover prendere una decisione su quello che era la vittoria. Voi state desiderando, ripeto, un trionfo, una vittoria, ma per raggiungerlo dovete, ripeto, prendere una decisione. Probabilmente è il caso forse di comunicare con qualcuno, di parlare, perché c'è proprio una mancanza di dialogo, ci sono state delle notizie negative, ci sono state delle difficoltà che dovete superare per arrivare a dei vostri obiettivi, ad avere abbondanza, dovete superarli con questa decisione che dovete prendere ma che in un certo qual modo vi blocca emotivamente, come se lo faccio, non lo faccio. Perché sapete perfettamente che può creare delle problematiche, però deve essere un vostro coraggio. Mi viene fuori blocco emotivo qui e quattro di spade qui di nuovo. Sempre trionfo, sempre la carta del trionfo, cioè le carte combaciano tutte. Allora, vediamo perché state vivendo questo blocco emotivo nella strada che deciderete di intraprendere. Quattro di spade, cosa vuole dire di più al segno del cancro? Perché è una situazione bloccata che in realtà vivete, che vi porta appunto a questo blocco emotivo, su situazioni di un passato, di un recente passato che vi tornano in mente, dove vi portano tristezza e malinconia, per alcuni di voi anche situazioni burocratiche e legali. Vediamo nella direzione che avete deciso di intraprendere qual è il vostro trionfo, cosa deve essere il vostro trionfo. Questa situazione bloccata che a un certo punto, ripeto, vi porta a un trionfo e noi andiamo a chiedere per il cancro quale sarà il trionfo. Il trionfo è il venire a sapere determinate cose. Avrete maggiore chiarezza su quelle informazioni errate che vi verranno date, avrete maggiore chiarezza su quelle situazioni che non si sono concluse. Nel modo migliore, il vostro trionfo è avere maggiore chiarezza, il venire, ripeto, a sapere qualcosa che vi porterà rabbia. Attenzione a non cadere in situazioni ristagnanti, a
a non ricadere in quel passato, perché vi porterà soltanto a dei cambiamenti comunque negativi. Vediamo invece questo 2 di denari. Cosa vuole dire di più al segno del cancro? Avete bisogno di un equilibrio, di una stabilità, avete bisogno comunque sia di novità, però attenzione, perché anche se voi pensate il ritorno di qualcuno, il tornare da qualcuno vi può portare questo, invece no, vi porta semplicemente a una manipolazione e infatti qua abbiamo delle difficoltà e una rottura, un qualcosa a livello sentimentale, un voi tornare da qualcuno a livello sentimentale o un qualcuno che ritorni da voi, però ripeto, vi può portare soltanto difficoltà, quindi pensateci bene. Vediamo perché queste difficoltà a un certo punto portano a una rottura nel cambiamento che si avrà per il segno del cancro. Infatti, una chiusura netta con qualcuno. Per situazioni che sono accadute in un passato, recente passato, che fanno comunque ancora male. E proprio nella coppia c'è tanta rabbia, ci sono delle situazioni che non si capiscono, situazioni che vanno a toccare anche la sfera di obiettivi comunque, situazioni che non si sono concluse, non si sono concluse al meglio. Vediamo la persona di vostro interesse perché è insoddisfatta, perché ha questa insoddisfazione e non è soltanto insoddisfatta, si è proprio allontanata da voi, per alcuni di voi. Il cane che abbaia, come sempre. Allora, insoddisfazione per la persona di interesse del cancro. Per quale motivo c'è questa insoddisfazione? È stata insoddisfatta, si è allontanata da voi per andare verso comunque un equilibrio. Insoddisfazione a livello sentimentale. Proprio ci sono state delle situazioni spiacevoli che hanno portato proprio all'insoddisfazione. Hanno portato in un certo qual modo ad avere una giustizia su situazioni che purtroppo non si potevano cambiare, non si poteva far nulla. C'erano anche delle situazioni poco chiare che magari questa persona esternava, o eravate voi a esternare delle situazioni poco chiare. Vediamo per quale motivo c'è un riflettere su situazioni inconcludenti per la persona di vostro interesse. Perché ci sono problemi, perché ci saranno problemi, ci saranno difficoltà e quindi non si andranno a concludere determinate cose che la persona di vostro interesse vuole e quindi si troverà di fronte a una riflessione per una rottura definitiva che dovrà avere. Vediamo invece per voi, perché abbiamo come risposta definitiva, abbiamo questo 3 di denari. Questo 3 di denari per il segno del cancro. C'è un qualcosa che vi fa rabbia, probabilmente anche il ritorno di qualcuno vi fa rabbia, però voi avrete la vostra giustizia, come per dire anche no, perché non è un qualcosa che va in porto, è un qualcosa semplicemente che vi fa rabbia, ma non va in porto. Quindi la giustizia per voi al positivo, su situazioni, ripeto, dove un'energia femminile non vi faceva vedere in modo chiaro. Dove siete stati feriti, dove avete vissuto situazioni comunque altalenanti, dove c'è stato un cambiamento comunque al negativo per voi. Adesso avrete comunque sia la vostra giustizia. Questo è quanto per questa settimana. Guardate qua, ha fatto la forma di un cuore. Pensate un po', neanche me ne sono resa conto, su per giù è la forma di un cuore. Comunque, vabbè, voi non potete vederlo, però vi assicuro che ha fatto la forma del cuore, quindi ragionate sempre col cuore e con amore, ricordatevi questo. È un messaggio questo da mandare a voi. Avete
anche se vi trovate in situazioni che non vanno, cercate di andare avanti, non state male per qualcuno che quindi sorvolate determinate situazioni. Io vi ringrazio, carissimi amici del cancro, vi abbraccio e noi ci sentiamo come sempre per i nostri oracoli serali.